C'erano tutti, Capone, Dillinger, Nelson, Carpis e Lucky Luciano. Sedevano attorno a un tavolo ricoperto di fish, carte da gioco, bottiglie di whisky e bicchieri. Dal soffitto pendeva una lampada con il paralume verde, la cui luce impietosa colpiva i loro volti, lasciando il resto della stanza in un buio indistinto. Alcuni uomini, quasi invisibili per via dell'oscurità e della foschia creata dal fumo, erano in piedi dietro il gruppo seduto al tavolo, bassi, con occhi come ciottoli bagnati, carnagione scura e facce di granito. Il gruppo seduto e gli uomini nell'ombra si irrigidirono all'improvviso, quando George Fraser fece il suo ingresso nella stanza. Si fermò a qualche metro dal tavolo, con le mani nelle tasche della giacca, la mascella in fuori e lo sguardo minaccioso, glaciale. Nessuno parlò, nessuno si mosse.